della USK Euro Series 2011 con tante novità, soprattutto in KF1, dove ha vinto Jordan Chamberlain in un parco partenti completamente nuovo. Jordan, ci è sembrato che con questo schieramento tutto nuovo, composto soltanto da voi ragazzi in ascesa, le cose siano forse più difficili rispetto all'anno scorso, quando invece c'erano anche i piloti internazionali. Sei d'accordo? Jordan, it seems as if this new formation of things were more difficult with, than last year with other drivers. Are you the same opinion? Last year was very difficult, but also this year is very difficult. Every driver on the track is very fast, very good drivers. But every year it gets more harder and harder, and you just have to step up your game, make sure you train well and practice a lot. But I think this year is going to be more difficult. Sì, è vero, l'anno scorso c'erano dei piloti molto forti, però in realtà tutti i piloti sono forti e tutti i piloti sono veloci, e penso che ogni anno sia sempre comunque difficile e difficoltoso, ogni gara è sempre più difficile. Bene, ci diceva proprio Jordan che aveva dei problemi di tempo con il volo in partenza. Jordan, se vuoi puoi rimanere con noi, altrimenti se sei veramente di fretta ci salutiamo e ci vediamo alla prossima gara. Salutiamo Jordan Chamberlain, un grande applauso. C'è un aereo che corre quanto lui che lo aspetta. Libor Thoman, secondo classificato in questa KF1 dalle tante novità. Libor, ti abbiamo visto partire dalla undicesima fila e arrivare al secondo. La tua gara l'abbiamo vista, ti devi raccontare quello che è successo prima, cioè come mai così veloce sei partito dall'undicesima fila. La tua storia in breve di questo weekend. You started 11th and you finished 2nd. We saw the race, but could you tell us something about this race? And this weekend as well. Allora, questo weekend per me è molto difficile da iniziare, perché era la prima mia gara dopo l'incontro, quindi mi preparavo tanto, mi concentravo anche, quindi cosa posso dire, avevamo un po' problemi tecnici dentro il crono, però abbiamo risolto tutto come volevamo, ho partito un po' indietro, però ho fatto una bella gara. Sono molto contento per quello, perché la tecnica come telai e motori ha funzionato molto bene, quindi potevo fare un bel risultato. Quindi devo ringraziare di dire la squadra di MT. Yes, this weekend was very hard for me because I started from the back of the formation. I trained a lot and I finished the race. I'm very satisfied thanks to chassis and engine, and I want especially to thank my team, Pirelli. Sebastian Bailly, ci siamo salutati l'anno scorso con una vittoria splendida, sei reduce dalle vittorie in KF2, incominci quest'anno in KF1 con uno splendido risultato. Anche per te la stessa domanda, cosa significa quest'anno correre in KF1 con questi ragazzi così motivati, tra cui anche te? Outdoor champion in KF2 and now you run in KF2. What is your opinion running in KF2 with such rivals? For me, this year, the engine doesn't have any difference. It's only the tire. The yellow is more difficult for me because I always want to push, sometimes too hard, so it's making me be more slow. But I have to work on it, and I know that. But today, the rain comes, so that's better for me, more easier. And I'm really happy to be on the podium. Thank you for trusting me. Pensando per me è tutto diverso, il motore è diverso, le gomme sono diverse, naturalmente sono andato un po' più lento perché devo fare molta pratica, comunque sono contento del risultato che ho ottenuto, voglio ringraziare il mio team e Vortex. Rick Presen,
grande vincitore del KZ1, quest'anno primo appuntamento con la WSK Euro Series. Abbiamo visto una gara veramente molto combattuta, soprattutto nella finale 2, quando le carte si sono un po' rimescolate con l'acqua, con le difficoltà maggiori che sono arrivate con la pioggia. Di la verità, forse le difficoltà ti assaltano? We saw a very hard, a very heated race, especially in final two when it was raining. Tell us the truth. When it's more difficult, you are stronger? Are you stronger? Well, I think all weekend was quite good for us, and especially in the rain, because it's, I think the third race we made history this year. And third race, we get the rain, and all the time, me and my main team, Tony Carter, really swam in the rain, but yeah, in the rain, just everything feels really good. I feel really good myself to drive in the rain, and I just think it feels to see Marco finish second, and in the rain, we really can go for victory. So I think it's just the material what was really good for us, what really fits in the rain, because at this level now in KZ1, we have many good drivers, so to make such a big difference is also thanks to the good work of Tony Carter. E naturalmente quando sopraggiunge la pioggia, tutto diventa più difficile, le condizioni sono più difficili, comunque io contavo alla vittoria e ho cercato di fare il mio meglio anche con queste condizioni di pioggia. Sono contento perché in KZ1 comunque ci sono dei piloti e dei rivali molto forti. Voglio ringraziare il mio team e Tony Carter. Bene, a proposito di KZ, Rick Reza, il vincitore della KZ1, il vincitore della KZ2, Ryan Van Der Burt aveva lo stesso problema di aereo e quindi è dovuto correre via. Noi ci siamo salutati prima, naturalmente Ryan si scusa per non essere presente, semplicemente per questioni di aereo, lo vedremo nella prossima gara. The winner in KZ2 had to take his flight, so he cannot attend the press conference, so we will meet him at the next race. Adesso vediamo i due ragazzi più giovani. Incominciamo con Esteban Ocon, che in una giornata che è stata veramente sorprendente per tutti, perché ha portato un clima nuovo, un fondo nuovo, una situazione completamente nuova rispetto a tutto quello che è successo prima, è arrivato Esteban, ha tirato la sua sorpresa vincente, ha vinto, ma soprattutto ha vinto con grande merito e non ha fatto errori. Esteban, penso che il bilancio del tuo weekend si possa riassumere in questo, e che la tua spinta per continuare questa stagione sia sempre molto forte, considerato come è corso così bene. Esteban, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ce week-end, parce que tu étais le vainqueur avec la pluie, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un bilan sur toi de ce week-end et tes projets pour les prochaines courses? Bah, on a eu beaucoup de difficultés dans les manches qualificatives parce qu'on manquait un petit peu de vitesse à cause de tout le setup réglage à terre et tout. Arrivé à la pluie, m'a arrivé sauf en pré-finale parce que j'avais un problème au carburateur. On arrivait à la finale, on a mis au point et j'ai réussi à me surpasser et à gagner. Ho avuto un po' di problemini durante le manche qualificative, poi ho avuto dei problemi per finale con il carburatore, siamo riusciti a mettere a punto e quindi sono riuscito a vincere. Stefano Cucco, ci rivediamo. Con te si scherza sempre e adesso continuiamo a scherzare, perché soprattutto dopo l'esperienza alla Conca abbiamo capito che sei veramente molto simpatico. Una gara, diciamo, tutto rain fatta alla Conca, una gara su pioggia a livello rally, perché ti abbiamo visto fare dei controsterzi eccezionali, fatta a Salmo. Nei tuoi sogni cosa c'è? Il mondiale di Formula 1 e il mondiale rally? A very funny boy, a rain event for La Conca, a rain race here, like rally, what are your dreams? Formula 1 World Championship or rally championship? Ovviamente sono contento di tutto e ringrazio il team. Beh, mondiale Formula 1, mondiale rally, mondiale Formula Rally, allora. No, ogni pilota sogna di arrivare in Formula 1, è chiaro. Poi le strade si vedranno. Paracelo, la gara è andata bene, soprattutto
dalla domenica, quando già nel warm up eravamo abbastanza competitivi, poi nella manche della domenica, quando ho fatto la mia prima gara in questa giornata sul bagnato, è andata molto bene, vincendo appunto sia la manche sia la finale che la finale. Io ringrazio il team, il mio papà che mi fa da meccanico, i motoristi che mi seguono da molto tempo. Grazie. Of course, every driver has the dream to go to Formula One. And my race, I want to play my race, I want it, I want the final, and I want the final at last. I want to thank my team, my father, my tuner, and everything that support me, everybody that support me. Bene, se ci sono domande da fare a questi ragazzi. Benissimo, allora possiamo salutarci, è stata una giornata molto dura e molto interessante, come molto interessante sarà la prossima, perché per quanto riguarda WSK Promotion è la seconda della WSK Master Series a Castelletto di Branduzzo, già tra 2 settimane. Arrivederci a tutti, grazie per essere stati con noi.